Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di ETG Marche. Vi ricordo che potete seguirci anche in streaming sul portale, sull'app e sulla pagina Facebook di ETV. In apertura, ristoranti e alberghi che scelgono l'orario ridotto per far fronte ai rincari, ma la Confcommercio guarda al Natale. Il direttore polacco dice che le feste invece siano motivo di rilancio per l'economia. I commercianti che veramente hanno difficoltà enormi, molti se non andrà bene il Natale chiuderanno e pertanto questo non dobbiamo scongiurare. Si guarda al Natale con speranza, ma anche con un po' di preoccupazione per le tante attività che vedono le festività come un giro di boa per uscire dalle difficoltà innescate dall'aumento dei prezzi di materie prime ed energia. A far tirare un po' il fiato alle attività, la riduzione del prezzo del gas del 12% per i consumi del mese di ottobre e si punta a recuperare lo slancio estivo. Al momento, però, per far fronte alle difficoltà, c'è chi ha deciso di ridurre gli orari di apertura, come avviene ad esempio per il settore della ristorazione. Ci sono alcune attività che hanno annunciato la chiusura a pranzo, saranno poco meno attività, qualcuno a cena addirittura, qualcuno ha proprio chiuso a novembre, ha chiuso a novembre dicendo i costi sono troppo alti, non riescono proprio a stare in attivo. Questo, speriamo che con questi aiuti che ho detto prima possano aiutarli a farvi rinascere, ripartire la voglia. Veramente i ristoranti sono fortemente colpiti. Ma essere in difficoltà al punto tale da pensare di non restare aperti per tutto il periodo invernale, festività comprese, è anche il settore alberghiero. Che molti alberghi stanno pensando che con l'arrivo del freddo non vogliono accendere il riscaldamento. Molti stanno già pensando di chiudere anche a Natale, quando c'erano le feste del Natale, c'erano i veglioni, eccetera. Questo dobbiamo assolutamente scongiurare. Stiamo parlando con gli albergatori, stiamo convincendoli che devono comunque, trovando delle situazioni di aiuto con le nostre convenzioni che stiamo indirizzando, e tanti accorgimenti da possibilità di tenere vivo il territorio, se no l'accoglienza non ci sarà a Natale. Con un video su Facebook, il titolare del Maxi Bar di Ancona, Massimo Sturani, dà la sua versione dei fatti dopo la chiusura immediata del locale per gravi carenze igieniche dopo i controlli congiunti di Polizia di Stato e Municipale. In particolare, durante appunto il sopralluogo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto all'interno dei frigoriferi sugli scaffali cibo scaduto o non etichettato e non tracciato. Tra il personale era presente anche un lavoratore in nero. Il locale è stato multato per sanzioni che ammontano a 10.000 euro, ma il titolare, oltre a spiegare punto per punto tutte le carenze contestate, assicura: abbiamo fatto degli errori, ma non abbiamo mai servito cibo avariato. Sentiamo un estratto del video. Non c'era cibo avariato in decomposizione. Non ho mai dato, è 20 anni che sono qua, mai dato cibo avariato o in stato di decomposizione alla gente da mangiare. Quando c'è stato il controllo, dentro i frigoriferi ogni recipiente dove c'erano i sughi, c'erano le loro date, quando è stato fatto, tutto. E qualcuno purtroppo no, ma c'è sta pure quello, accetto perché io mi assumo le mie responsabilità, ma io vado tutti i giorni a comprare la roba, quindi poi che sia rimasto qualcosa sotto in fondo e la cucina non si è accorta, io mi assumo la responsabilità quale titolare, ma non ho controllato. Però, insomma, ce la dobbiamo dividere tra i miei collaboratori queste responsabilità. C'è chi sta in cucina ed è responsabile della cucina e c'è chi sta al bar, responsabile del bar, dove va pulito, tenuto tutto in ordine, queste cose qua. Dove io mi raccomando tutti i giorni, credetemi, tutti i giorni, lo sbaglio mio è quello di non andare a controllare. Adesso stiamo ripristinando il tutto, sto facendo anche di più di quello che mi è stato chiesto, stiamo anche verniciando tutto, cosa che non mi avevano chiesto, però sto facendo di tutto e di più. Chiedo scusa a tutti per questa cosa. Se riapriremo saremo ovviamente 1.000 volte più attenti e io controllerò tutti i giorni,
quello che fanno i miei dipendenti. Il comitato di via Torresi di Ancona continua la lotta al degrado e accende i riflettori in particolare sulle mancanze in largo staffette partigiane. Una carcassa di un motorino spunta tra l'erba, incolta. Una piccola discarica abusiva tutta attorno. E poi scarsa illuminazione, telecamere di sicurezza, mura deturpate da scritte offese, campo da basket senza i canestri, una panchina rotta in mezzo al parco, giochi per bimbi danneggiati o rimossi. Ecco largo staffette partigiane, dove convivere col degrado è davvero una sorta di resistenza. Uno spaccato delle numerose segnalazioni che il comitato di via Torresi di Ancona ha raccolto nel tempo, dalla sua costituzione fino alla petizione del 2021 firmata da oltre 1000 cittadini e portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Non solo largo staffette partigiane, ma anche il parco di via Camerano, che è buio, è spento e ci sono delle presenze riferite strane, soprattutto nelle ore di buio, oppure anche la zona di via Torresi. In questo momento stiamo attenzionando anche l'asfaltatura dei nuovi asfalti, perché ci sono diversi platani impiantati sulla strada e stiamo sorvegliando che non vengano soffocati, perché poi questo costituirà un pericolo per gli alberi che si ammalano e possono anche cadere. Altri temi di attenzione per il comitato sono il futuro edilizio delle scuole Domenico Savio e Sabin, capannoni dismessi ma in cui sporcizia e abbandono la fanno da padroni, edifici disabitati che vengono occupati abusivamente, marciapiedi dissestati e asfaltature da rifare, un elenco di situazioni lamentele che corrono veloci, non più col passaparola tra residenti, bensì attraverso il gruppo WhatsApp di vicinato, all'interno del quale anche le forze dell'ordine partecipanti possono annotare in tempo reale le varie segnalazioni. La chat del quartiere e la chat del vicinato è molto importante, perché la chat prima era una chat fra operatori commerciali e comitato di via Torresi, e poi invece si è sentita l'esigenza, visto che molte persone ci contattavano, e abbiamo detto perché non allarghiamo questa chat a farla diventare una chat di vicinato, e così è stato. La giornalista Barbara Schiavulli, ospite dell'incontro da Kabul a Teheran, donne in prima linea per fare il punto sulla mancanza di diritti delle donne in Iran e in Afghanistan. L'incontro si è svolto a Falconara. Il problema si chiama donna. Oggi le ragazze iraniane manifestano, cercano di emanciparsi e in qualche modo stanno facendo una rivoluzione. Lo stesso sta accadendo in Afghanistan, dove nel giro di un anno tutti i diritti delle donne sono stati violati e cancellati. Le donne e i diritti negati sono il tema del racconto fatto dalla giornalista di guerra Barbara Schiavulli nell'incontro da Kabul a Teheran, donne in prima linea, voluto da Amnesty, Amad e Terza Via alla Galleria delle Idee di Falconara, un'occasione d'incontro per ribadire che la rivolta delle donne iraniane che nelle strade rivendicano il loro diritto a una vita che non si limiti al semplice esistere e a ricoprire un ruolo scelto per loro da altri, si lega a doppio filo con la sorte toccata nell'ultimo anno alle donne afghane, dove ogni giorno il campo della libertà si è sempre più ristretto e il divario tra uomo e donna è ormai segnato da un crepaccio profondo. Oggi l'ultima notizia è che saranno chiuse le università anche alle donne, prima erano solo le superiori, adesso saranno anche le università. Le donne in Afghanistan è in corso una vera e propria segregazione di genere, non possono lavorare, non possono studiare, non possono sognare di avere una vita normale, possono solo fare figli e sposarsi, non che ci sia niente di male, ma solo se tu lo scegli. Le donne, poi racconta la giornalista, non sono l'unica minoranza in cerca di giustizia in Afghanistan. Sì, l'etnia Zara è una delle tre grosse etnie dell'Afghanistan ed è quella sciita, quindi una denominazione diversa da quella dei talebani che invece sono sunniti. Sono chiamato il popolo gentile perché è quello che ha combattuto meno ma ha studiato di più, e questo fa molta paura. Quindi non è solo una questione religiosa ma anche una questione culturale. Molti di loro stanno fuggendo, molti di loro siamo riusciti a tirarli fuori, ma la maggior parte è lì ed è sola.
Barbara Schiavulli ha una voce importantissima e insomma ci richiama a quell'appello, insomma, prima di tutto conoscere, prima di tutto raccontare, perché tante cose non si sanno, non si conoscono di questi paesi che invece stanno vivendo un'emergenza umanitaria e una cancellazione dei diritti che colpisce soprattutto le donne. C'è la possibilità di modificare le cose, perché c'è sempre più bisogno di proteggere chi protesta in giro per il mondo e di aiutarli a rivendicare quei diritti che nei loro regimi non è possibile rivendicare. Anche oggi sono morti 10 ragazzi nelle manifestazioni in Iran, Amnesty lo ha denunciato, quelle persone non possono più parlare, lo faremo noi per loro. Un reboot animato con una nuova serie della saga delle Winx per un debutto in TV nel 2024, quando la serie originale compirà 20 anni. È fra i progetti anticipati da Eugenio Straffi, creatore del fenomeno animato e arrivato in oltre 150 paesi e di tante altre serie e personaggi con la sua casa d'animazione Rainbow, un'attività che fra i prossimi capitoli ha in cantiere anche un film live action sulle Winx, un'altra serie animata per Netflix, Mermaid Magic, e la trasposizione cinematografica del bestseller per giovani adulti Il fabbricante di lacrime. Francesco Pecco Bagnaia su Ducati è campione del mondo della MotoGP, la certezza del titolo è arrivata a Valencia nell'ultimo GP nel quale il pilota torinese di nascita, tavugliese per filiazione motoristica e pesarese per residenza e vita quotidiana, si è piazzato al nono posto, mentre il francese Fabio Quartararo non è andato oltre il quarto. Bagnaia riporta il mondiale in Italia 13 anni dopo l'ultimo trionfo di Valentino Rossi nel 2009, la Ducati non vinceva nella classe regina dal 2007 quando si impose con l'australiano Casey Stoner. E ancora sport, in particolare l'Ancona pareggia col San Donato Tavernelle. Finisce in parità la gara di campionato tra il San Donato Tavernelle e l'Ancona, partita che ha vissuto di fiammate soprattutto poco prima dell'intervallo, quando nel giro di pochissimi minuti sono arrivati i due gol del match. Sono stati padroni di casa a trovare la rete del vantaggio grazie al gol di Galligani, abile a superare Perucchini con un gran destro dal limite dell'area di rigore. Gioia che però dura davvero poco per il San Donato, con il pareggio immediato degli uomini di Colavitto grazie al gol di Spagnoli. Secondo tempo con poche emozioni da ambedue le parti, sembra crederci maggiormente il San Donato, che tuttavia non riesce ad imbastire un'azione degna di nota. Finale di gara con l'Ancona che esce fuori, complici anche i nuovi subentrati che danno vigoria alla formazione biancorossa, emblematica l'azione che capita sui piedi di Pecci che stecca clamorosamente da posizione però molto vantaggiosa. Un pari dunque tutto sommato giusto che non serve al San Donato che rimane impelagato nei bassi fondi della classifica. Ci si aspettava qualcosina in più invece dall'Ancona che non riesce ad approfittare del momento negativo dell'avversario portando a casa un punticino che non alimenta i sogni di scalare la classifica dopo il successo interno con la Lucchese. E questo era il nostro ultimo servizio, io mi fermo qui ma vi ricordo che potete trovare tutte le news aggiornate direttamente sul portale, sui social e sull'app di ATV Marche. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.